Buongiorno Alvisi. Come stai? Io sto bene, sono molto felice di essere qui e non vedo l'ora che arrivi domani quando avrò i miei incontri. Allora, possiamo subito cominciare dal farle pescare una domanda? Così, proprio una domanda che potrebbe essere indiscreta, quindi. No. Allora, alla nostra età, come immaginavi il tuo futuro? Allora, alla vostra età ero convinta che avrei fatto la poliziotta, anzi l'investigatrice, perché leggevo i gialli Mondadori e c'era l'investigatrice Nancy Drew, che era bravissima e quindi io volevo diventare come lei. Però ero anche indecisa se diventare archeologa, perché uno di questi gialli era ambientato in Egitto. Ma se ci pensate, l'archeologa e la poliziotta scoprono storie. La poliziotta scopre le storie del presente e soprattutto il colpevole, ma il motivo. Perché? Qual è il movente che ha mosso una persona a commettere un reato? E l'altra, l'archeologa, sceglie e studia le storie del passato. Quindi quello che le volevo fare io, senza saperlo, era scoprire storie ed è quello che faccio adesso. Ok. Allora, la mia scuola è in Afghanistan, che il libro che tu presenti, certo, che presenti a Scrittori in Città, viene definito lo studio come un diritto e anche come un atto rivoluzionario in questi paesi. Questa considerazione da dove ti viene? Perché in effetti è così, non ce ne accorgiamo fino a che le scuole ci sono garantite, no? E allora ci sembra una cosa noiosa, pesante, no? Un ostacolo tra noi e il futuro. Ma appena ce le levano, e l'abbiamo provato col Covid, appena ce le levano, le scuole diventano fondamentali. E la possibilità di andare a scuola è il passaporto per il futuro, l'unico vero passaporto per il futuro. Perché con tutte le guerre che ci sono in corso hai proprio deciso di scrivere sulla guerra in Afghanistan per il diritto delle donne? Perché c'era proprio questa storia, no? del diritto negato allo studio e anche questo fenomeno delle scuole segrete, che c'era stato 20 anni fa, la prima volta che erano arrivati i talebani in Afghanistan e che si è purtroppo ripetuto adesso quando i talebani sono rientrati e hanno occupato di nuovo l'Afghanistan. Mi piaceva l'idea che fossero passati 20 anni, ma per i talebani niente fosse cambiato, se non che usano gli smartphone anche loro per pianificare le loro azioni. Però la concezione che hanno della donna e il divieto che impongono alle donne di poter scegliere il proprio futuro, beh, quello è rimasto completamente inalterato. Allora, cambiando argomento, da dove nasce la tua passione di parlare ai ragazzi e alle scuole dove vai spesso? Allora, scrivere è un mestiere solitario, veramente solitario. Sei tu il computer è tu, per giornate, mesi, interi. E il mio unico interlocutore in quei casi è il cane, che però non è che sia molto loquace, insomma, al quale racconto come sta andando la storia quando facciamo le passeggiate, e mio marito, che però davvero non ne può più di sentirmi raccontare storie. E quindi incontrare i ragazzi è il modo per riagganciare la vita, no? E per sapere che fine ha fatto questo messaggio dentro la bottiglia che io ho lanciato nel mare senza sapere dove andrà a finire, chi lo raccoglierà e cosa penserà quella persona che l'ha raccolto. Perché il libro è un po' così, è un messaggio lanciato dentro una bottiglia nel mare. E quindi incontrare i ragazzi vuol dire avere la loro lettura della tua storia, perché quando io ho finito di scrivere una storia, quella storia non è più mia, diventa dei lettori. E quindi a me interessa sapere qual è la storia che avete trovato voi nel libro, sì, che è sempre più interessante di quella che ho scritto io. Mi restituite cose che dico, ma davvero ho scritto questa cosa qua? In realtà non l'ho scritta, ma voi l'avete letta, perché l'avete letta col cuore e quindi ci avete trovato qualcosa di nuovo.
Vorremmo farti un'ultima domanda. Qual Peccato. è il regalo che lei dà al festival, siccome compie 25 anni? Impreparata. Il regalo che io do al festival per i 25 anni, quindi è maggiorenne già da un po' questo festival. Il regalo che io do potrebbe essere la promessa di scrivere ancora libri per farmi invitare di nuovo, ancora ancora per altri 25 anni. Arriverò qui con il bastone e la dentiera che si muove un pochino e continuerò a raccontare storie. Grazie. Grazie a voi.